vedere, ho qui con me un pacchetto e una forbice. Ho preferito aprirlo insieme a voi, così è come se lo aprissimo insieme. Ho solo rimosso il mio indirizzo, non vedo l'ora di aprirlo, non mi dilungo ancora, quindi cominciamo! Allora, ce n'è uno che terrò per ultimo perché è veramente spettacolare secondo me. Partiamo con questo. Allora, il primo è Harry Potter, il numero 27, ha la felpina con la lettera H e è un pezzo un po' vecchiotto rispetto agli ultimi che sono usciti di recente, però era mancante nella mia collezione e non vedevo l'ora di acquistarlo e quindi lo metto. Numero 2. Allora, Harry Potter con la Firebolt, è il numero 51. Questo è un po' più recente rispetto al numero 27 che vi ho fatto vedere prima. Questo era mancante alla mia collezione, quindi non vedevo l'ora di acquistarlo. Poi, numero 3. Ginny con la scopa, anche lei con la Firebolt, è la numero 50, quindi è il pezzo prima di Harry con la Firebolt. Questo invece è molto molto nuovo, è uscito da poco e ha il bollino exclusive. Non vedevo l'ora di acquistare anche questo pezzo, adesso ne sono rimasti 3 e quindi sono veramente contentissima. Numero 4. Opla! È Draco con la Nimbus, numero 19, sembra un unboxing un po' a tema Quidditch, ma in realtà non era quello il mio obiettivo, ma sono semplicemente dei pezzi che mancano alla mia collezione, quindi lo mettiamo da parte e guardiamo il numero 5. È Lucius Malfoy con la maschera da Mangiamorte. Questo è il numero 30, contentissima anche di questo perché mi piace molto. Fa parte della wave di Harry con la felpa e oltre a Harry con la felpina e la lettera H e Lucius Malfoy con la maschera da Mangiamorte, gli altri due appartenenti alla stessa wave sono Bellatrix Lestrange Azkaban e l'altro è Ron con il maglione e la lettera R. Siamo giunti all'ultimo pop, questo lo amo ed è... Taran! Remus Lupin Werewolf. Non vedevo l'ora di avere questo pezzo nella mia collezione e anche questo fa parte della stessa wave di Harry Potter con la Firebolt e anche Ginny con la Firebolt. Purtroppo l'unica cosa che non mi piace è che sul maglioncino di Harry vicino alla lettera H è scolorito e poi ho trovato anche la manina di Lucius sporca e credo non venga via. Non è neanche colpa loro perché il prodotto Funko loro lo ordinano, arriva loro e loro fanno semplicemente la spedizione poi del prodotto, quindi non credo li abbiano aperti uno per uno per controllare se c'era una manina sporca o una felpina rovinata, quindi proverò a contattarli per chiedere eventualmente come posso fare. Siamo giunti alla fine del video e quindi ai saluti. Mi raccomando, spolliciate in su, mettete un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi chiedo di scrivermi nei commenti se in futuro vi potrebbe far piacere un altro video simile. Ne approfitto per ricordarvi il mio canale che su Instagram è Anna Annina, così potrete partecipare attivamente anche ai sondaggi che mi piacerebbe pubblicare. Perché no, magari un domani anche fare una live. Mi piacerebbe tantissimo conoscere la vostra risposta riguardante a questa mia domanda, ovvero... qual è il pop che maggiormente desiderate ma non riuscite a recuperare o perché è irreperibile o perché costa davvero tantissimo? Quindi sono curiosa di sapere la vostra risposta e scrivetemela nei commenti. Io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Un bacione, ciao!